Stasera dal TG6 apriamo parlando di direttiva Bolkestein, perché la senatrice del PD Manuela Granaiola ha presentato un disegno di legge per l'ottenimento di una proroga trentennale delle concessioni demaniali marittime e dunque il superamento della suddetta direttiva. Oggi se ne è parlato alla CN Abruzzo, alla presenza di tantissimi balneatori e anche istituzioni. Il servizio di Paolo Renzetti. Senatrice Granaiola, questo disegno di legge che lei presenterà in Senato prevede una proroga di 30 anni per le concessioni balneari. Qual è l'importanza proprio di questo provvedimento? In questo disegno di legge abbiamo previsto praticamente quello che viene definito un doppio binario, cioè un doppio percorso, un percorso che riguarda le attuali concessioni per le quali prevediamo un periodo transitorio individuato in 30 anni che riteniamo essere assolutamente necessario sia per consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati in immobili, in infrastrutture, in attrezzature, sia necessario anche per l'Agenzia del Demanio per poter ridefinire le linee di costa e soprattutto anche per i comuni per definire in maniera anche uniforme su tutto il territorio nazionale i piani di utilizzo delle arenili, i cosiddetti PUA. Se l'esito della sentenza dovesse essere quello che purtroppo ci aspettiamo, cioè un esito negativo, vorrei che fosse chiaro quello che sta per succedere, tutte queste 30.000 imprese si vedranno cancellata l'autorizzazione sulla base della quale operano, perché le concessioni sarebbero scadute a dicembre del 2015 e sarebbe una situazione drammatica, alla soglia di una nuova stagione che invece si annuncia come una stagione molto importante. Quindi qui c'è una colpa gravissima, e va detto, dei governi, perché sono anni che noi andiamo avanti con proroghe senza che si faccia una legge interpretativa seria. Non l'hanno fatto i governi passati, l'hanno fatta governi di altri paesi, la Spagna, il Portogallo, il problema alla fine l'hanno risolto, perché poi in Europa sono un po' rigidi, ma non sono del tutto illogici, e di fronte a uno Stato che mette in campo una proposta ragionevole si può andare a trattare. Questa è la nostra lotta. Perché l'unico modo per far vivere queste aziende è far ripartire gli investimenti e aumentare l'occupazione. Noi riteniamo che l'Italia in Europa debba far sentire autorevolmente la sua voce e salvare queste aziende e questo comparto. In Spagna hanno fatto una proroga, hanno approvato una proroga di 45 anni. Noi riteniamo che questo periodo inoltre serva anche per assodare in sede comunitaria la non inerenza con la direttiva, della direttiva servizi con gli stabilimenti balneari e con il comparto turistico costiero italiano. Noi non abbiamo nulla a che vedere con la Bolkestein. Continuano le attività di indagine nell'ambito del controllo dei finanziamenti post sisma all'Aquila. La Guardia di Finanza ha denunciato 3 imprenditori per truffa ai danni dello Stato e sequestrato beni per un valore complessivo di 600.000 euro. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 600.000 euro nei confronti di responsabili di 3 società aquilane che hanno percepito ingenti finanziamenti nazionali e comunitari stanziati a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2009. Sotto inchiesta con l'accusa di truffa ai danni dello Stato sono finiti 2 imprenditori che operano nel settore della tecnologia informatica e dell'elettronica in generale, a vario titolo amministratori delle 3 società, e la moglie di uno dei 2, un architetto che ha confezionato le perizie risultate non vere al termine delle indagini. Le misure cautelari giungono al termine di indagini che la Procura della Repubblica dell'Aquila ha delegato al locale nucleo di polizia tributaria, volte a far luce sull'esatta destinazione dei contributi riconosciuti alle imprese dalla Regione Abruzzo e dai comuni dell'Aquila e di Fossa, a titolo di indennizzo contributo per le conseguenze economiche sfavorevoli all'attività produttiva causate dagli eventi sismici e la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino dei beni mobili registrati, delle materie prime e dei prodotti finiti distrutti o danneggiati a seguito del terremoto.
Le indagini dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria avrebbero fatto emergere numerosi e gravi illeciti consistenti in artifici e raggiri commessi dagli indagati che, avvalendosi di perizie confezionate ad hoc da un perito all'uopo incaricato, la consorte di uno degli indagati, istruivano le domande di indennizzo contributo dichiarando fatti non rispondenti al vero, allegando perizie giurate e materiale fotografico non attestanti la reale consistenza dei redditi e dei beni aziendali all'epoca del sisma, né il reale stato dei locali e dei beni a seguito del terremoto. Una situazione che ha permesso alle società di percepire contributi ed indennizzi per un importo complessivo pari a 600.000 euro. La Guardia di Finanza di Sulmona, il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato e il NIPAF del Comune di Prezza del Comando Provinciale di L'Aquila hanno sequestrato nel Comune di Prezza un'area privata di circa 3.000 metri quadri dove erano stati depositati e interrati rifiuti pericolosi e non pericolosi nei pressi dell'acquedotto che serve Pratola Peligna. Sono stati rinvenuti resti di autovetture, rifiuti di amianto, recipienti contenenti solventi e altre tipologie di rifiuti e presunti rifiuti ospedalieri. Dai sondaggi geologici nel terreno sono stati scoperti 15.000 metri cubi di rifiuti di vario tipo ad una profondità di circa 2 metri. Sono state denunciate 3 persone per reati ambientali. Sull'area era in procinto la realizzazione di un centro per l'accoglienza di profughi. Ora invece ci spostiamo perché si è svolto questa mattina a Teramo il convegno dal titolo L'impresa interroga la giustizia, incontro organizzato da Confindustria a cui tra gli altri ha preso parte anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. Vediamo. Il rapporto tra giustizia ed impresa è stato al centro del convegno organizzato da Confindustria Abruzzo nell'Auditorium San Carlo a Teramo. Con questa iniziativa la Confindustria ha voluto mettere a confronto le imprese, le istituzioni e la politica, coinvolgendo anche i principali ordini professionali, al fine di cercare di dare delle risposte alle tante questioni che attengono il complesso rapporto tra il mondo dell'economia e quello della giustizia. Sul piano civile abbiamo una serie di problemi legati ai vari ambiti di competenza. Poi c'è il sistema della giustizia amministrativa, giustizia del lavoro, tutti argomenti che investono in maniera diretta proprio la responsabilità delle imprese. Uno degli effetti più nefasti della crisi economica che abbiamo alle spalle è l'aumento del numero dei fallimenti e delle procedure concorsuali. Per fortuna il nostro ordinamento ha fornito risposte alternative di risoluzione delle crisi d'impresa, concordate in continuità, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati, cioè se un'impresa in crisi non necessariamente deve morire, se ha ancora energia, forza, potenzialità di mercato può e deve vivere. Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli nel suo intervento ha sottolineato come il nostro paese per troppo tempo sia convissuto con un pregiudizio anti-impresa, un clima che starebbe cambiando grazie agli interventi messi in atto dal governo per andare incontro al tessuto imprenditoriale. Questo governo ha dato una prima risposta nel 2014 quando è diventato obbligatorio il processo civile telematico e sono state messe in atto una serie di misure per smaltire l'arretrato. Proprio in questi giorni è stata approvata alla Camera la riforma del processo civile che va nella direzione della specializzazione in quanto rafforza le competenze delle sezioni specializzate per le imprese e rende il rito in primo grado più veloce. A livello nazionale l'incertezza della giustizia civile, la sua lentezza pesa 2 punti percentuali di PIL, quasi 32 miliardi di euro. A livello regionale c'è anche un grande peso per quanto riguarda l'incertezza e la lentezza della giustizia civile. Resta caldo il tema della sanità nella città di Chieti e anche nella provincia. Il centrodestra teatino torna a richiamare l'attenzione sulla perdita di 120 posti letto nella sanità privata. Si chiede un tavolo tecnico con la regione. Ci spiega tutto Alfredo Primante.
Le ASL sono ancora 4 in questa regione, quindi spostare posti letto che sviluppano DRG significa alterare anche i bilanci delle ASL. E quindi anche questo va tenuto sotto osservazione, va tenuto nella debita considerazione. Il centrodestra chietino torna a chiedere con forza alla regione di riconsiderare nella riforma sanitaria lo spostamento di 120 posti letto, di cui 41 di chirurgia, dalla ASL di Chieti a quella di Pescara, deciso dagli imprenditori della sanità privata per adeguarsi ai dettami del decreto Lorenzin. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, fa suo il documento stilato dai consiglieri di maggioranza e, facendo seguito al consiglio comunale straordinario svoltosi qualche settimana fa proprio sul tema della sanità, ribadisce la richiesta di mantenere inalterati i livelli di assistenza all'interno del territorio chietino. Non si tratta di ingerenza nelle scelte degli imprenditori privati, ha detto Di Primio, ma della preoccupazione che al taglio attuale possa aggiungersene un altro quando sarà pronta la riforma sanitaria, allo studio dell'assessore Silvio Paolucci. Per questo dal Consiglio Comunale Chietino arriva la sollecitazione alla Regione per l'apertura di un tavolo tecnico che riconsideri l'assetto dei posti letto nell'area vasta Chieti Pescara. Una politica sanitaria delle aziende private a noi non interessa, una politica loro che fanno nel rispetto delle leggi e tutto quant'altro, però per noi è importante che chi fa programmazione sanitaria debba a fare attenzione diciamo, a quello che si è verificato. Una riduzione di posti letto importante, si parla di più di 100 posti letto, addirittura 41 di chirurgia, significa che l'assistenza è penalizzata. Lo è penalizzata soprattutto perché con il posto letto si presta assistenza sanitaria, se non c'è il posto letto l'assistenza sanitaria si riduce. Ora andiamo a Pescara, dove i residenti delle case Gescal chiedono di poter riscattare le proprie abitazioni e anche che l'ATER dia l'ok per urgenti lavori di restauro. Oggi c'è stato un incontro alla presenza del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Vediamo. Consigliere Pettinari, siamo nel quartiere Gescal di Pescara, non si parla di problemi di ordine pubblico ma della questione che riguarda il riscatto degli inquilini di queste abitazioni proprio in via Pineta di Roio. Sì, intanto queste sono case Gescal, quindi pagate con i contributi dei cittadini che poi hanno ottenuto appunto l'assegnazione, quindi sono case dove ci sono persone disponibili, anzi dovrebbe andare in automatico il riscatto perché sono persone che ne hanno diritto e le L'amministrazione regionale deve farsi carico di questa procedura, a nostro avviso. Loro lo chiedono con forza, vogliono il riscatto e sono disponibili anche poi a rimboccarsi le maniche e a risolvere i problemi di manutenzione e quant'altro. Ma se così non dovesse essere, purtroppo, e sottolineo purtroppo, e allora comunque bisogna intervenire fattivamente sulla manutenzione, perché qui ci sono infiltrazioni d'acqua, strutture portanti pericolanti, mancano gli ascensori, ci sono cittadini disabili, anziani che non riescono a scendere dalle case popolari perché non hanno l'ascensore, quindi problemi di manutenzione che vanno sistematicamente e quotidianamente messi in programma. Purtroppo ancora una volta, nonostante noi abbiamo chiesto fondi da parte dell'amministrazione regionale, mancano i fondi e non si provvede alla manutenzione di queste case popolari. Ma ripeto, loro sono disponibilissimi al riscatto. Procedesse immediatamente la regione con le procedure per il riscatto e consegnare a questi cittadini la possibilità di maturare quello che hanno pagato e quindi completare con l'acquisizione completa nella loro proprietà. Stiamo parlando di decine e decine di appartamenti e centinaia di persone che vivono qui da tanti anni. Sì, qui ci sono oltre 400-500 persone, ma di più ce ne sono, che vivono in questa situazione, non ce la fanno più. Questa mattina si sono riuniti qui con noi, ne eravamo oltre 50, hanno manifestato tutta la loro sofferenza, il loro dolore e soprattutto il loro sconforto nei confronti di chi ha sempre promesso, è venuto qui a promettere, noi non siamo mai venuti in campagna elettorale, non verremo in campagna elettorale, ci siamo quando ci sono i problemi. Si svolgerà domani alle 15.30 in Piazza Unione a Pescara la manifestazione Mari e Fiumi Puliti, tantissime le adesioni attese come quella della CGIL. Vediamo tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Anche la CGIL parteciperà domani a questa grande manifestazione di Pescara per chiedere Mari e Fiumi Puliti. Sì, noi come Camera del Lavoro di Pescara abbiamo aderito convintamente a questa manifestazione, insieme a noi anche la Federconsumatori Abruzzo, la Filcams di Pescara, che è la categoria che segue i lavoratori del turismo.
Abbiamo aderito anche caratterizzandoci con un nostro slogan che è quello di lavoro pulito, perché noi teniamo alla tutela dell'ambiente, teniamo a un mondo migliore per il futuro dei nostri giovani, ma teniamo anche alla qualità del lavoro di chi opera nel turismo, perché dai nostri dati risulta che in questo settore ci sia molto lavoro precario, molto lavoro nero, molto lavoro affidato a voucher. E quindi noi crediamo che in una prospettiva di sviluppo serio bisogna considerare anche quelli che sono i diritti dei lavoratori. Avete ricevuto tantissime adesioni. Sì, da parte delle forze sociali, ovviamente i movimenti dell'acqua, della difesa dell'ambiente, i settori economici più importanti di questa città, che vogliamo ricordare non è industriale, che quindi è basata anche sul turismo, sul commercio eccetera, e quindi questa lotta che per l'acqua è in realtà per la vita, perché l'acqua è vita, ma anche per la vita economica e sociale di un'intera città. Vogliamo che domani la manifestazione sia allegra, gioiosa, importante, e che suoni la sveglia definitiva ai politici e alle istituzioni, perché si mettano a testa bassa a lavorare per questa grande opera, la vera grande opera, carissimi governatori e assessori regionali e comunali eccetera, è quella del risanamento ambientale dei nostri territori, dei nostri fiumi e del mare. Un sacco in comune è una sfida tra i comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Teramo sull'incremento della raccolta degli imballaggi in plastica, che si svolgerà tra il 21 marzo e il 16 aprile prossimi. Il comune vincitore si aggiudicherà un arredo verde in plastica riciclata. Vediamo. Quando ci sono iniziative che tendono a valorizzare best practice, comunque le pratiche virtuose in tema di sostenibilità ambientale in generale e soprattutto di gestione dei rifiuti, noi siamo presenti per cercare di evidenziare l'importanza di tali pratiche, che in Abruzzo cominciano a essere diverse, e per attestare anche una nostra massima attenzione verso iniziative di questo tipo, che vanno nella direzione che noi ci auspichiamo, che è quella che ormai abbiamo cristallizzato fino dal novembre 2014 con il nuovo piano di gestione dei rifiuti, che dice un no secco all'incenerimento in Abruzzo e che va verso la direzione di una sensibile riduzione della produzione dei rifiuti. Questo per far sì che si ottengano dei benefici a favore delle nostre comunità, della comunità regionale, e che si riescano davvero in tempo debito ad abbassare le tasse che poi gravano sui cittadini. Su talune impressioni che alcuni professionisti dell'ecologismo lanciano ormai da qualche giorno in Abruzzo, che sono dei veri e propri tentativi di processo all'intenzione, io non dico nulla, non li commento, perché credo che nella pubblica amministrazione poi ciò che contano sono i fatti, e i fatti ad oggi sono rappresentati dagli atti ufficiali e pubblici che la Giunta regionale e il Consiglio regionale si è dato dal novembre 2014 e recentemente nel febbraio scorso. Questi atti dicono tutt'altro. Parliamo ancora di raccolta differenziata, questa volta parliamo proprio del comune di Roseto. Nel primo bimestre del 2016 la percentuale della raccolta porta a porta sul territorio rosetano ha raggiunto il 71%. Raccolta dei rifiuti in crescita a Roseto degli Abruzzi, che negli ultimi 5 anni ha visto il dato passare dal 6% del 2011 al 26% del 2012, al 33% del biennio 2013-2014 fino al 38% del 2015, quando il servizio di raccolta porta a porta è stato esteso dal centro di Roseto degli Abruzzi a tutte le frazioni del territorio, fino a diventare effettivo e completo nello scorso autunno. Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale, che ha ringraziato i cittadini rosetani per la collaborazione, e secondo il sindaco Ennio Pavone il completamento della raccolta porta a porta, la riattivazione della discarica e degli impianti di recupero del Cirzu creano finalmente la possibilità di ridurre la tariffa Tari e salvaguardare l'ambiente e migliorare i servizi ai cittadini. Ora parliamo invece di una ricorrenza, quella del compleanno, della data di nascita del Vate Gabriele D'Annunzio, che ricorre il 12 marzo, e per l'occasione l'amministrazione comunale di Pescara con l'associazione culturale Contemporary presenta la prima edizione del festival di poesia e arti performative, che si chiama proprio Dadan. Vediamo.
Appuntamento il 12 marzo, cosa andrà in scena, quali saranno le location e poi magari come nasce l'iniziativa? Dadan è l'evento per celebrare il nostro poeta Gabriele D'Annunzio nel giorno della sua nascita, il 12 di marzo. È un evento itinerante, un festival di poesie e arti performative che mira a riscoprire la figura del poeta rileggendola attraverso i linguaggi della contemporaneità, della poesia e delle arti visive e facendo anche riscoprire i luoghi della sua infanzia. Dal museo Casa Natale D'Annunzio, infatti, durante tutta la notte ci muoveremo lungo Corso Mantone, dove ci aspetteranno delle azioni performative e della musica proveniente dai balconi e riapriremo alcune case storiche della via, delle abitazioni borghesi, proprio con l'obiettivo di portare D'Annunzio fuori dal museo, o almeno poco fuori dal museo, come se fossimo anche noi dei pastori che vanno verso il mare, quindi che da casa D'Annunzio ci muoviamo verso Piazza Unione, capitanati da una barca che un po' richiama invece la sua seconda casa. Vi aspettiamo dalle 17 fino a mezzanotte del 12 marzo. L'evento poi continuerà anche il 13 con degli appuntamenti solo dentro casa D'Annunzio. Ora apriamo la pagina dello sport e iniziamo con la Serie B con il Pescara. La seduta di rifinitura è nel pomeriggio per il Pescara in attesa del match di domani alle 15 contro il Novara. Sfida playoff molto delicata per i biancoazzurri che non vincono da ben 6 giornate. È importante vincere ma soprattutto non perdere, queste le dichiarazioni del tecnico Oddo che conferma la presenza di Vitturini tra i titolari. Sono out Verre, Crescenzi e Campagnaro oltre che lo squalificato Zampano. Oddo parla anche dei temi della partita oltre che di Marco Baroni, ex della giornata. Ascoltiamo. Vitturini gioca e poi sceglierò due dei tre. Vediamo anche oggi un po' di situazioni, vediamo un attimino. Facciamo una cosa, sicuramente gioca Fornasier. Sarà una partita in cui, visto anche l'avversario che sfrutta determinate caratteristiche, bisognerà stare molto attenti. L'attenzione che il più delle volte c'è sempre stata, in questo ultimo periodo c'è di meno e quindi bisognerà stare molto più concentrati, attenti a determinate situazioni. E come ho detto l'altra volta, ovviamente dobbiamo provare a vincere, ma dobbiamo soprattutto non perdere. Questa è una legge di domani. No, io voglio vincere, noi vogliamo vincere. Non ci dobbiamo sbilanciare. So che non c'è mai stato un grande feeling tra lui e l'ambiente, ma se noi andiamo a vedere la storia, lui è certamente un allenatore preparato, è certamente un allenatore molto, molto bravo sul campo, però poi la storia dei calciatori, come la storia degli allenatori, ci racconta che storie di allenatori bravissimi che magari hanno fatto non benissimo in determinati ambienti. Quello che voglio dire è che probabilmente l'anno scorso i miei meriti più grandi sono stati i progressi fatti sotto il profilo mentale, sicuramente non tecnico, ecco, perché non è che puoi fare chissà che, insomma. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, sono sempre stato super disponibile con lui e lui lo è stato con me, quindi non c'è mai stato nessun tipo di problema. È vero che in diverse circostanze durante l'anno è aleggiato il mio nome sulle testate giornalistiche e non solo, quando magari i risultati non erano idilliaci. Penso che sia una cosa che fa parte del calcio e se una persona è sicura di sé, del suo lavoro, non si fa condizionare da queste cose, anche e soprattutto perché è la normalità. E allora l'abbiamo ascoltato, domani sulla panchina avversaria sarà seduto l'ex allenatore del Pescara Marco Baroni che sul match di domani ha dichiarato: nessuna rivincita per me, ascoltiamo. Questa purtroppo è una cosa che due volte l'anno viene tirata fuori, ma io non ho vendette, io non ho nemici, io ho motivazioni ben più ampie, quelle di battere una mia ex squadra e così i miei ragazzi. Noi siamo ambiziosi, vogliamo far bene, è una partita importante perché, come ho detto prima, andiamo a giocare contro una squadra importante, una società importante. Un allenatore che sta facendo benissimo, che è sulla bocca di tutti e sul richiesto anche da squadre di Serie A, hanno il capocannoniere in campo, una squadra che spesso si permette per scelta tecnica di lasciare in tribuna il capocannoniere dello scorso anno, quindi questo la dice lunga sulle risorse
che ha questa squadra qui, ma noi siamo anche convinti di poter ritagliarci ancora un percorso importante e ambizioso. Lo vogliamo, lavoriamo per questo fin dal primo giorno. E ora Virtus Lanciano, la sfida salvezza, domani si giocherà alla Ricchi di Salerno dove sono attesi 15.000 spettatori. Il tecnico rossonero Maraiulo ha recuperato Cragno che sarà regolarmente tra i pali, vediamo. Una sfida salvezza praticamente in una bolgia. La Virtus Lanciano domani sarà in campo nel catino della Recchi di Salerno, dove con ogni probabilità si arriverà alle 15.000 unità. Tifosi che cercheranno di spingere l'11 di Leonardo Menichini a bissare il blitz di lunedì scorso a Cesena e centrare così l'aggancio in classifica. Salerno dunque risponde all'appello del patron Lotito, che ha parlato di partita della vita. Da Lanciano partiranno in 300 per non lasciare da sola la Virtus. Punti in palio pesanti, anche perché all'andata al Biondi 2-2, un pari di rimonta propiziato dalla doppietta di Piccolo dopo quella di Coda. Chi vince domani dunque si aggiudica il confronto diretto, fattore che non è secondario in un'eventuale volata salvezza. La Salernitana dovrebbe optare nuovamente per il 4-4-2, oltre ai lungo degenti Trevisan e Schiavi mancheranno l'infortunato Colombo e lo squalificato Zito. Torna a disposizione il terzino sinistro Franco, difficile il recupero di Oikonomidis. Davanti a Terraciano agiranno Ceccarelli, Bernardini, il match winner di Cesena, Bagadur e Rossi, Morro e Oger gli interni, l'ex Gatto agirà a destra, Franco a sinistra. Quest'ultimo potrebbe lasciare il campo a Tuncarà, nel caso Gatto sarà dirottato sulla corsia mancina. In avanti Coda e Donnarumma. Partirà dalla panchina l'ex sulla sponda Virtus, l'esterno serbo Manuel Milinkovic, 9 presenze in maglia granata nella prima parte di stagione. Primo Maragliulo recupera il portiere Cragno, che sarà regolarmente tra i pali. Rientra Aquilanti, che si riapproprierà della fascia destra con Rigione, Amenta e Di Matteo a completare la linea di difesa. Se Aquilanti sarà sistemato al centro, Vastola prenderà il posto di Rigione. In mediana Vitale, Bacinovic, Rocca e Di Francesco, Marilungo e il cecchino Ferrari in attacco. Dirigerà l'incontro Marco Serra della sezione di Torino, arbitro al primo anno in Can B e che finora la Virtus non ha mai incontrato sulla sua strada. Con la Salernitana 4 precedenti in Lega Pro e bilancio positivo, 3 vittorie e un pari. E ora il calcio scommesse, si parla ancora di Dirty Soccer. È slittato al prossimo 15 aprile l'inizio dell'incidente probatorio disposto nell'ambito dell'inchiesta Dirty Soccer. L'udienza fissata per questa mattina davanti al GIP del Tribunale di Catanzaro è stata rinviata a causa di alcuni difetti di notifica alle parti. Il 15 aprile verrà conferito incarico al perito per acquisire i dati informatici rinvenuti nei telefoni cellulari e sui computer degli indagati. Lega Pro adesso, manca solo lo squalificato Caidi nella lista dei convocati diramati dall'allenatore del Teramo Vincenzo Vivarini per il match di domani al Bonolis contro la Carrarese. Ora ci ascoltiamo il tecnico Vivarini, da poco premiato anche con il premio della panchina d'oro. Vediamo. Come ho detto in settimana, è chiaro che io ho avuto, sono rimasto molto contento, però è chiaro che lo devo dividere con tutti, perché veramente è stata un lavoro fatto con grande impegno, grande sacrificio da parte di tutti, e quindi è giusto dividerlo con tutti, soprattutto con la città di Teramo. Ci tengo proprio con la città, perché effettivamente hanno dimostrato un entusiasmo e mi ha dato con una carica veramente molto molto alta l'anno scorso, che mi ha permesso poi di raggiungere questo risultato. Adesso incontriamo, secondo me, la squadra che gioca meglio di questo girone, io lo dico da tanto, una squadra organizzatissima, una squadra che a livello tattico in mezzo al campo sta molto molto bene, una squadra veloce, una squadra che anche in fase di possesso palla ha delle... un'organizzazione molto efficace. Per me questa è una partita molto stimolante sotto l'aspetto tattico, la stiamo preparando con grande attenzione durante tutta questa settimana, perché ci teniamo sempre a far bene, dobbiamo assolutamente poi fare punti, perché dobbiamo sempre dimostrare la nostra qualità e dobbiamo raggiungere subito il prima possibile l'obiettivo della salvezza, e quindi dobbiamo rimanere con le attenzioni molto alte.
Ancora Lega Pro, ora ci occupiamo di L'Aquila, intervista al numero uno rossoblu che parla del futuro del club tra nuovi ingressi in società e inaugurazione del nuovo stadio Acquasanta. E il servizio di Gianmarco Menga. Presidente Chiodi, una settimana serena per L'Aquila dopo la riduzione della penalizzazione. Innanzitutto partiamo da qui, come ha preso questa riduzione in classifica? Ma senza dubbio, con entusiasmo, siamo contenti. In fin dei conti siamo tornati fuori dai play-out, quindi questo ci comporta di stare un po' più sereni, non tantissimo perché siamo solo a 2 punti, quindi basterebbe poco per tornarci. E in questo caso poi si arriva nel baratro, quindi adesso dobbiamo essere tutti attenti. I ragazzi, come ho già detto, non possono avere più giustificazioni. Io capisco loro, capisco il momento che c'è stato, quel periodo brutto quando insomma pensavamo tutti che il campionato fosse finito, quando ci hanno detto che 31 punti di penalizzazioni. Mi è sembrato veramente, ci è sprofondato il mondo sotto i piedi, e a questo punto loro chiaramente hanno accusato il colpo, non hanno avuto più quell'entusiasmo, più quella. Io ho visto la partita con la Pistoiese, insomma era proprio a ridosso di quelle notizie, e tutto questo è stato sicuramente non a nostro vantaggio. Loro hanno chiesto a noi chiarimenti se tutto questo fosse realtà oppure magari era immaginazione. Noi abbiamo dovuto dire quello che erano le realtà. E in effetti la penalizzazione era in corso, sia sotto l'aspetto economico che su quello dei punti. E però poi a questo punto, con i vari ricorsi e tutto il resto, insomma, siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante. 6 punti, insomma. Non ci accontentiamo ancora perché... Ecco, si andrà al CONI, questo volevo chiedere infatti. Accontentarci significherebbe come ammettere la responsabilità. Noi non siamo responsabili di nulla, quindi dobbiamo dimostrarlo fino alla fine. Poi ben venga se magari ci verrà accolto e male se non ci verrà accolto. Però noi andremo fino alla fine, questo penso che sia anche il presupposto che portano avanti i nostri avvocati. Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani puntuale alle 14. Buonanotte.